stato presentato oggi in comune il programma degli eventi e delle iniziative organizzate nell'ambito di Monza GP, Monza Great Place, il contenitore di eventi promosso dal comune per intrattenere i cittadini appassionati di automobilismo presenti in città per la gara di Formula 1. La settimana del Gran Premio è anche l'occasione per far conoscere le bellezze storiche, artistiche e culturali della nostra città e quindi per questo per noi è un'occasione importante. È una serie di iniziative, sono decine che vedono coinvolto tutto il centro storico e credo che anche quest'anno riscuoteremo il successo che anche le edizioni precedenti hanno sempre rilevato. Come cambierà la viabilità e qual è il consiglio che come amministrazione vi sentite di dare a quelli e tanti tifosi che vengono ogni anno? Più che un consiglio è quasi un imperativo, non pensate di poter entrare in autodromo con la vostra vettura, le uniche vetture che devono circolare sono quelle che stanno in pista. Noi abbiamo ormai attivato da alcuni anni un sistema che consente l'anno scorso al 95% dei tifosi di poter entrare attraverso mezzi pubblici, abbiamo una serie di parcheggi di corona dove è possibile lasciare l'auto fuori dalla città e da lì verrete accompagnati direttamente all'interno della pista, così come abbiamo rafforzato il sistema ferroviario con una serie di treni che consentiranno anche qui di raggiungere la stazione ferroviaria di Monza e poi da lì attraverso dei bus navetta entrare direttamente in all'interno sia della città che dell'autodromo. Monza quindi fa anche quest'anno la sua parte come insieme, come bacino, come format di intrattenimento, ma è un intrattenimento che non soltanto offre degli eventi ad hoc, offre degli eventi nelle tante piazze che troverete poi nel programma dettagliato, nei tanti luoghi, sono appunto 12, quindi davvero una partecipazione estesa a 360 gradi, però offre anche degli spunti di riflessione. Vuole essere un format che parla di cultura, che parla di sostenibilità, che parla di sport e che parla dell'attrattività del territorio in termini di gastronomia, per esempio. Il fatto che Monza GP rilancerà appunto questa adesione alla raccolta attraverso questo numero verde della protezione civile. E poi un'attività legata ai ristoratori della città che vi stanno aderendo e che verrà anche presa come polo del gusto, questo progetto amatriciana per cui per ogni euro che viene speso, per ogni partecipante, per ogni persona che utilizza il ristorante, praticamente un euro viene messo dal ristoratore e un euro viene messo dalla persona e questo va alle iniziative legate al terremoto.